De Niro, si sa, chi mi conosce lo sa, ho scritto anche un libro, Robert De Niro, l'intoccabile, è il mio attore preferito, ma queste sono le sue peggiori interpretazioni. Ne vogliamo parlare del Fearless Leader, delle avventure di Rocky e Bullwinkle, Travis Bickle con accenni di pancetta, squattillata tonaca da gerarca nazista, incontra Eric Bostroya. Eric, sentiamo la pronuncia. Pronuncia corretta. Eric von Stroheim, German. Stroheim, Chairman. Ok, spegniamo se non mi rovina la registrazione. Ok. Ma non è così terribile. Non siamo angeli. We're no angels. Bob, lieto di essere alla sua prima autoproduzione della Tribeca, Tribeca, troppo euforico ed eccitato, perde il controllo dei muscoli facciali. E gigioneggia insopportabilmente a briglia sciolta, tant'è che Demi Moore in varie scene è palese che stesse pensando: ma davvero questo è The Greatest Actor Alive, il più grande attore vivente, oppure è un demente? Ah, per fortuna, finite le riprese, vado da quello stoccafisso di Bruce Willis, e lui stucca suo ex marito che sapeva come renderla espressiva. Per rendere una donna felice devi essere dai, ma soprattutto. Dai, dai, hard, hard. Nella locandina di Godsend, il male è rinato, De Niro sembrava Neil di It, Canuto. Invece nel film è un frankensteiniano dottore degli orrori che va in palestra, con la tutina tutta sudaticcia e al parto del nascituro clonato orribile, fa un sorrisetto da professor dottor Guido Tersilli Alberto Sordi, convenzionato con la mutua. Molti, Francesco Alò su tutti, sostiene che il peggior film in assoluto con De Niro sia Vi presento i nostri. Little Fockers, per via della scena dell'iniezione con puntura dolorosissima al pisello di Bob. Simone Emiliani, invece, direttore di Sentieri Selvaggi, affermò che Vi presenti nostri è un film meraviglioso, ma il manuale d'amore 3. Bob interpreta lo storico, studioso di storia, Adrien. Uno che per consolare le sfighe della super figa Monica Bellucci le dice che basta mangiare una mela e poi le fa melina con tanto di palpatina. Las Vegas, Las Figas, Freelancers e altri affini sono mediocri, ma Bob non sfigura. La peggiore interpretazione in assoluto di De Niro è quella dello psichiatra dalla personalità psicotica, psicopatica, David Calloway, ove sembra Maurizio Costanzo. Beh, state buoni, con tanto di broncio e occhio buonista da paraculo che impazzisce e diventa Jack lo squartatore perché ha scoperto anche Jack Nicholson, poi lo dico, ha scoperto la sua De Filippi, in tal caso Amy Irving, che si è appartata con un maschione. La Irving, pupilla di quel geniaccio di Brian De Palma, Carrie, donna da starci lontano, quella. Infatti, dopo la dipartita da Brian De Palma girò doppia personalità. Ho detto tutto. David crede che sua figlia sia malata di mente e per proteggerla la porta a vivere nella sua villetta in mezzo al bosco. E qui David, sognando di scopare come un mannaro donne buone come quella passerona incommensurabile di Biancaneve, che lì la neve è diventata bianchissima, una per la quale la strega moriva d'invidia. Cioè sognava di scopare Elizabeth Shue e Funke Jensen. Una delle più grandi zoccole di Hollywood, diciamocelo, diventa appunto Jack lo squartatore, no, Jack Nicholson di Shining, e alla fine capisce che tutti i suoi studi su Freud gli sono serviti solo per fare la fine di Lupo e Zecchili, Zecchili il lupo. In questi film De Niro è stato pessimo. Dice a me, davvero.